sono le persone che fortunatamente non hanno riguardato. Un territorio abbandonato e una regione di fatto non governata dal centro-sinistra, ne è convinto Stefano Aguzzi, candidato al Consiglio regionale per Forza Italia, Civici per le Marche. L'attuale sindaco di Colli al Metauro ha tagliato il nastro nella sede elettorale in corso Matteotti a Fano, insieme al candidato governatore Francesco Acquaroli. L'inaugurazione è stata anche l'occasione per fare il punto sui temi che per Aguzzi sono stati tralasciati dalla giunta Ceriscioli e sulle battaglie da portare avanti, con l'obiettivo, così come recita lo slogan, di governare per davvero. Sono molto convinto che le Marche meritino un giro di boa. L'amministrazione uscente, l'amministrazione Ceriscioli, non è stata una cattiva amministrazione, è stata un'amministrazione che non ha governato, cioè non ha lasciato nessun segno evidente, ha portato avanti il lavoro solo tramite i burocrati, i dirigenti regionali, senza dare direttive, senza risolvere i problemi, tant'è che la sanità ne soffre, tant'è che la viabilità ne soffre, tant'è che i terremotati marchigiani dopo 4 anni di fatto sono quasi come 4 anni fa. È un problema molto serio. Io il mio massimo impegno lo metterò sotto alcuni punti di vista: la vicinanza alle piccole e medie imprese, quelle del territorio, per fare in modo che i nostri territori, anche dell'entroterra, rimangano vivi, rimangano presenti anche come attività, cioè i cittadini devono avere i servizi sanitari, viabilità e altro per poter rimanere sul territorio, a presidiarlo. Sono diversi dunque i settori sui quali, secondo Aguzzi, sarà necessario intervenire, dalla sanità alle infrastrutture, dall'economia al sociale. Una cosa che ci tengo molto e che questa non la sento mai dire a nessuno: la Regione Marche in questi ultimi 5 anni non ha avuto un assessore ai servizi sociali, non c'è. È tutto accomunato all'interno della sanità, ma sappiamo benissimo che ci sono tante situazioni di sofferenza, particolarmente legate anche a questa crisi grossissima legata al Covid, che però si ripercuote anche sull'economia, quindi su anche le difficoltà alle famiglie delle persone. Ecco, serve assolutamente che ci sia un assessore, un assessorato dedicato all'attenzione verso il mondo del sociale, quello che non c'è stato finora. Quindi tanti temi, forse nessuno nuovo, ma qui non si tratta di temi nuovi, si tratta di affrontare i temi anche vecchi che non sono stati mai risolti.